la proposta ancora, e siamo ancora nella fase quella dell'elettività o meno del Senato, siamo ancora a ragionare se le regioni abbiano senso di esistere e quali compiti devono essere dati alle regioni. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo provando in tutti i modi a farcela piacere, a far sì che gli italiani e soprattutto i nostri concittadini possano avere la miglior riforma possibile. Importante è stato che l'emendamento Calderoli, e fino a Chiaro, dove ha modificato il titolo quinto e a maggior ragione, insomma, per confermare quelle che sono le competenze delle regioni. Però tanto lavoro deve essere ancora fatto e invochiamo veramente anche tutti i gruppi della maggioranza a mettersi veramente le mani sulla coscienza, perché i risultati di questa riforma non li vedremo oggi, non li vediamo domani, ma li vedremo fra qualche anno e capiremo se abbiamo fatto una cosa buona o una cosa sbagliata. Il governo ha presentato un disegno di legge che invece limita in maniera significativa la proposta nostra di essere più spinti sul regionalismo. In commissione i nostri commissari Calderoli in testa si sono dati molto da fare per cercare di porre rimedio, ma non è ancora soddisfacente. È una riforma assolutamente antidemocratica che sposta tutto quello che sono le competenze che perlomeno per quanto potevano essere prima dettate ai territori ora vengono riportate alla centralità di questo paese, quindi una nuova gestione di controllo, un'impossibilità di dare quindi quella poco di voce che era rimasta alla riforma federalista nella quale noi leghisti assolutamente crediamo, perché pensiamo sia veramente l'unico modo per poter salvare questo paese da quello che ormai vediamo è un disastro di tipo economico, ma a questo punto anche di rappresentanza. Nei lavori di commissione siamo riusciti a inserire delle cose importantissime. Per esempio, poiché si cancellano le province, si rischiava di cancellare anche le regioni, perché le regioni non avevano più una potestà legislativa propria, non avevano più funzioni, per cui abbiamo mantenuto il rapporto centro-periferia con un certo peso per i territori. Ci sono ancora diverse criticità, ne cito tre o quattro. La prima, la questione dell'elettività. La sovranità, la Costituzione dice, appartiene al popolo e quindi non si vede perché i senatori non debbano più essere eletti a suffragio universale. C'è l'elemento per esempio del quorum che è stato innalzato a 800.000 firme per i referendum abrogativi di legge o parti di legge. Il buon Renzi ha una fretta incredibile di portare a casa questa riforma perché la deve presentare nel semestre italiano e quindi all'Europa e quindi alla Merkel, che sarà felicissima di aver vinto il mondiale e quindi dell'Italia se ne fregherà ancora di più, e credo che ci sia la possibilità di mettere mano. Tra l'altro abbiamo qualche cavallo di razza che se ne sta occupando, il nostro Calderoli. L'unico aspetto positivo di questa riforma è il fatto dell'introduzione finalmente dei costi standard, che sembra una cosa banale, ma effettivamente porterà dei benefici notevoli di risparmio della spesa. Si parla addirittura di 30 miliardi annui e finalmente chi ha gestito male le risorse pubbliche, chi ha sperperato i soldi pubblici come certe regioni, senza far nomi, del sud, tipo Lazio, Campania, Sicilia, non potranno più farlo. L'articolo 119 rimane comunque un articolo profondamente centralista perché contiene i principi di sempre, cioè tutte le regioni versano indistintamente le risorse allo Stato centrale e lo Stato centrale ha la possibilità di ridistribuirle secondo i propri criteri e quindi non secondo un criterio di equità. L'inserimento dell'emendamento Calderoli a favore dei costi standard migliora il 119, ma certamente non lo trasforma in un articolo federalista. La nostra Costituzione rimarrà una Costituzione centralista contro quelli che sono i nostri ideali, i nostri progetti. La Lega non è l'osservo sciocco di Renzi. Noi siamo al tavolo di queste riforme perché abbiamo detto da subito che volevamo partecipare attivamente al dibattito e attivamente alla vita politica, ma anche alle cose importanti. La riforma che ci piace era la riforma nostra, quella del 2006, della devolution, che aveva un senso politico per quanto ci riguarda. Questa ci piace meno, per non usare termini più forti. Nessuno dia per scontato che la Lega per forza deve piacere questa riforma. Stiamo cercando di migliorarla.